Oggi mi alzo con una bruttissima sorpresa. Yuri? Non c'è. Yuri? Non c'è. È andata via. Mi siedo al PC e vedo che questo canale che io seguo, Dude Perfect, ha caricato una sorta di documentario che capitola il loro recente tour in giro per gli States. È capitato nel periodo giusto, un po' particolare della mia vita. Ho perso il lavoro a causa del coronavirus e attualmente faccio la gavetta youtuber full time, ovviamente senza nessun guadagno, anzi. Ma vediamo insieme la lista delle cose che avrei dovuto fare oggi. Buttare la spazzatura, ok. Sprecare tempo giocando al PC, non manca mai. Pulire la cucina, c'è pure. Andare al supermercato a fare la spesa per comprare soprattutto verdure, incluse 2 melanzane, 4 melanzane. E se la matematica non è un'opinione, 6 melanzane. Anche questo c'è. Oltretutto ho avuto la fortuna di assaggiare la novità 2020 firmata Coca-Cola, ovvero abbiamo comprato la Coca-Cola al gusto fragola. Io sto cercando di tenere le mie aspettative molto basse. Non penso che sia cattiva, però nemmeno particolarmente buona. Proviamola. È Coca-Cola con una sorta di fragranza alla fragola. Non è eccessivamente forte. Arriva l'ora di cena e poi del dolce. E visto che lo zio sbrotolina piace mangiare sul divano, lo osservo perché se fa cadere una cazzo di 5 gocce al divano. Arriva la sera e prima di andare a letto mi arriva un'email da YouTube. Sicuramente la notifica di un altro commento super intelligente e sagace sotto il video del 5G. Pensavo. Andrà al supermercato per fare la spesa e comprare per lo più sempre così.